Your tithe and bring your shame, bring your guilt and bring your pain. Don't you know that's not your name? You will always be much more to me. And every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right, but that's alright. Buonasera cari telespettatori e bentrovati alla sesta puntata di Il Viaggio Verso l'Altro. Siamo contenti di essere qui questa sera per affrontare un nuovo tema spinti da una delle 14 opere di misericordia. Questa sera il tema della puntata è curare i malati. Un tema certamente complicato e difficile, ma che vuole dare anche tanta speranza e tanta gioia. Parleremo di questo insieme agli ospiti che ho invitato questa sera. Tanti colori e tante diversità, così come ci piace fare. Allora presento e saluto innanzitutto Margherita Savà, sorella dell'Unità Alsi di Frosinone da oltre 15 anni, durante i quali ha prestato servizio nei vari viaggi organizzati dall'Unità Alsi con il Treno Bianco. Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera. Dopo Margherita Savà dell'Unità Alsi, presento e saluto Federica Cioci, volontaria presso l'Associazione Siloe da un po' di tempo, vero? Sì, da quando sono piccola. Ecco, quindi sì. Una volontaria che è cresciuta in seno a questa associazione, ascolteremo tra poco. Coloratissima e ci aiuterà sicuramente a parlare di sorriso, a portare gioia in un tema che apparentemente può sembrare triste, Monica Montaldi, clown in corsia presso il reparto pediatrico dell'ospedale di Sulmona, ma sei anche volontaria della Croce Verde di Civitella Roveto e membro anche dell'Unità Alsi, quindi... Ecco, dicevo Monica Montaldi, che però mi piacerebbe che conoscessimo e chiamassimo anche questa sera con il nome clown. Esatto, Olimpia. Bene, benvenuta Olimpia. Grazie. Ecco, alla mia sinistra Daniele Natale, volontario del Giardino delle Rose Blu, ha ricoperto nella fondazione diversi ruoli importanti come referente nazionale, membro del CDA, ci aiuterà ad entrare nel cuore di quella che è la nostra fondazione, che è un po' il filo portante della nostra trasmissione. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Bene, con voi. Grazie Daniele, ci conosceremo tra breve. Salutiamo però, come sempre, anche la nostra opinionista, perché come tutti sapete in ogni puntata invitiamo qualcuno che possa aiutarci ad entrare di più nelle riflessioni, e saluto la dottoressa Giuseppina Colagiacomo, psicologa e psicoterapeuta. Buonasera, grazie. Impegnata anche lei molto sì. Attivamente nell'associazione Siloe. Sì. Bene. E alle mie spalle, ma io direi accanto a me, Francesca Ghiabbini, che ci aiuta come sempre. Buonasera. Ad entrare nel cuore dei nostri temi, ma soprattutto carissimi telespettatori e anche per tutti coloro che seguono la puntata online su Facebook, un po' lo scopo di interagire con voi. Social Space vuole dare questa opportunità, quindi mi raccomando, scrivete mail, mandate messaggi durante la diretta, e Francesca, ecco, ci ricorda un po' tutto questo. Sì, ricordo con il classico appuntamento del lunedì sera con la puntata su Per Te Online su Facebook, e da lì potrete lasciare un commento, una traccia, un'impressione sulla puntata appunto che state vedendo. Ringraziamo sempre per la collaborazione e l'ascolto che ci state dando per i temi che stiamo trattando. Siamo arrivati la scorsa puntata a circa 17.000 persone che seguono appunto il nostro post, e quindi di questo siamo fieri, e 3.000 visualizzazioni, quindi grazie ancora per l'ascolto e l'aiuto che ci date. Sì, speriamo appunto di poter entrare sempre di più nelle vostre case per portare quello che è una riflessione, ma anche, ecco, un messaggio di
di speranza e di gioia in questo mondo bellissimo che è il sociale. Ecco, Francesca, diverse sono le persone che hanno iniziato a interagire con noi. Ci sì, vuoi... che ci danno anche degli spunti su cui riflettere. C'è una riflessione importante di Mauro Mastronardi da Oxford, è una riflessione molto lunga, quindi sul tema della puntata che abbiamo affrontato qualche settimana fa su Dar da Bere. Io ho estrapolato qualche piccola traccia proprio per ringraziare il signor Mastronardi per l'impegno e le risorse che appunto ci ha dato. Allora, seguo con la lettura. In Italia abbiamo sete di giustizia. La giustizia è la prima esigenza dell'amore, la misura minima della carità, come diceva Papa Paolo VI. Solo il giusto sa amare. La giustizia è cogliere il valore della persona, è dare all'altro ciò che occorre per essere se stesso. La giustizia è legata alla carità, perché è amare l'uomo in modo giusto, come Dio lo ama. L'amore cristiano del prossimo e la giustizia non possono essere separati tra loro. Bene, grazie Francesca, grazie addirittura da Oxford, ma siamo contenti che sulla diretta, che seguo anch'io, vedo diversi collegamenti da diversi paesi esteri e questo ci fa molto piacere. Ecco, carissimi ospiti, entriamo nel cuore della nostra puntata attraverso la prima rubrica, che è Storie di vita. Quindi insieme a voi vedremo un video di una storia che a me è molto cara, perché è una storia che ho iniziato io ormai 20 anni fa, e sono contento che è una storia anche presente, e sono contento di condividerla con voi e con i nostri telespettatori. Guardiamo insieme. Troviamo a Gornja Bistra, un luogo a me tanto caro, un luogo che ha aiutato la mia vita a crescere e ha aiutato soprattutto la mia vocazione a rafforzarsi. Sono arrivato qui nel 1998, insieme a un gruppo di volontari ero diretto a fare volontariato in un centro per bambini vicino a Zagabria, a Bresovica. Ma non avendo trovato i bambini, perché erano a fare una settimana bianca in Austria, sono entrato lì vicino in una chiesetta che era un monastero carmelitano, e lì una suora mi ha parlato di Gornja Bistra. Sono rimasto abbastanza sconvolto, perché non ero pronto all'incontro con dei bambini malati, ma subito ho sentito che qui era il posto dove spendere parte della mia vita, parte della mia energia e soprattutto parte del mio amore per il Signore. E ho iniziato ad organizzare campi di lavoro, ho iniziato a pensare di ristrutturare questo luogo, cercando di adibire delle sale giochi, di realizzare un ascensore che potesse portare i bambini all'esterno, e soprattutto di realizzare un parco giochi dove finalmente i bambini, slegati dai loro letti e fuori dalle loro stanze, potessero giocare, potessero godere dell'abbraccio del sole, della carezza del vento. Thank you.
ebbi questa intuizione spirituale di voler istituire il campo permanente, una staffetta dell'amore dove di domenica in domenica volontari provenienti da tutta Italia potessero essere presenti a Gornja Bistra. E così il miracolo è iniziato. Il motivo fondamentalmente per cui sono partita era dettato dalla necessità di capire un po' me stessa, cosa voglio fare, cosa voglio essere, e non ho trovato completamente queste risposte se non altre domande, ma quello che consiglio veramente, che poi è il motivo per cui sono tornata qui, è che se si parte con il desiderio di dare un aiuto, di dare dei sorrisi, qualunque cosa, dalle cose più pratiche alle cose magari un po' più profonde, diciamo, si torna a casa consci di aver ricevuto molto molto più di quello che si è dato. Questo posto, questi bimbi hanno un qualcosa di magico che ti prende e ti resta dentro e ti fa tornare. Potrei cadere nel banale nel dire questa frase, però veramente se è così, sei tu che dai qualcosa a loro e siamo tutti d'accordo, però alla fine sono loro che lasciano un segno indelebile a te. Ad oggi 930 sono i volontari italiani a cui si sono uniti già da diversi anni i volontari croati e quelli della Bosnia Erzegovina vengono qui per portare aiuto a questi bambini. Attraverso l'abbraccio di un bambino, la carezza, il sorriso, riescono a trovare l'essenziale della vita, ciò che nella nostra vita di ogni giorno spesso perdiamo, quando troppo preoccupati per tante cose, troppo assorti dai nostri pensieri e da ciò che per noi è importante, non riusciamo invece a comprendere che dono grande abbiamo soltanto per il dono della vita e della salute. La prima volta quando vieni tu pensi che sei venuto ad aiutare, però poi scopri che questi sono i tuoi amici e che vieni. E adesso quando vengo solo per trascorrere tempo qua con loro. Consiglio a tutti di venire qua per trovare amici, specialmente tra i bambini, per conoscere meglio se stessi e per crescere. Gornja Bistra è un posto dove ci sono tanti bambini, tanti ragazzi che purtroppo non hanno una vita quotidiana come possiamo averla noi, non hanno una vita facile. Sono situazioni un po' difficili che, insomma, le loro varie malattie li hanno portati a restare a letto. E la cosa bella è che noi volontari, con una semplice passeggiata, con una semplice carezza, possiamo andare lì e far sì che la loro giornata possa cambiare. Gornja è un posto che deve essere vissuto, non esistono parole che possano spiegare quello che l'esplosione che proverete dentro il vostro cuore una volta conosciuti tutti i bambini di questo ospedale. È impossibile, perlomeno per me e per tutte le persone che conosco, una volta che ci sia stati, non avere una voglia assoluta di varcare di nuovo il cancello, di essere di nuovo qui e sentire veramente cosa vuol dire essere felici. Poi io mi auguro che sempre più numerosi i volontari, non solo dall'Italia, dalla Croazia e dalla Bosnia Erzegovina, ma da tutta Europa, da tutto il mondo, possano venire a far parte del Giardino delle Rose Blu, che oggi è una fondazione internazionale che vuole unire in nome dell'amore, nel pieno rispetto di ogni esperienza, di ogni provenienza, di ogni cultura, di ogni religione, che possa unire persone diverse e possa accendere, no, con questo fuoco d'amore tante persone. Ogni sorriso, ogni sguardo che riceviamo diventa una carezza per il nostro cuore, diventa un modo e un'occasione privilegiata di amore.
Eccoci qui, sicuramente una rubrica particolarmente cara per me perché racconto proprio quella che è stata la mia storia, come vi dicevo nel video. Ecco, voglio veramente ringraziare Michael e Francesco che hanno girato su mia richiesta questo video che io sto questa sera vedendo per la prima volta con voi perché è stato proprio un loro regalo. Allora ecco, in questo clima anche di condivisione tra realtà diverse, associazioni, voglio chiedere subito al nostro opinionista che ecco, ti chiamerò, ti darò del tu in modo che questa sera ci daremo un po' tutti del tu perché sento veramente un bel clima di condivisione. Ecco Giuseppina, una tua risonanza su quello che hai visto? Sicuramente mi colpisce non solo l'esperienza, insomma, che fate, bravi, mi colpisce anche un concetto forse che potremmo diffondere un po' ulteriormente, che è quello di conoscenza personale e amicizia. Quindi in tutte le persone che sono state un po' intervistate, nei ragazzi è un'esperienza che mi fa conoscere più me stesso, che mi fa avvicinare all'altro. Ho trovato degli amici, che poi fondamentalmente è un po' il motore, no? Che muove l'umanità. Mi conosco per poi essere d'aiuto per qualcuno oltre che per me stesso. Quindi sicuramente noto questo collegamento privilegiato rispetto all'amicizia. Molto, no? Molto bello e molto profondo, ma anche molto utile per tutti noi e anche per fare questo primo giro ai nostri ospiti che fate parte di associazioni o comunque esperienze diverse sul territorio e che avete ogni giorno a che fare, no? Un po' con queste esperienze. Ecco, l'Unitalsi, ce la vuoi raccontare? Beh sì, intanto le immagini sono veramente eloquenti. Valgono molto più di tante 100 parole, vedere quei ragazzi, quei bambini, veramente emozionante. E noi invece nell'Unitalsi con i disabili, con i diversamente abili, o come si vuol dire, siamo a contatto periodicamente nei pellegrinaggi che si fanno col treno bianco, io nello specifico sono sempre andata nel mese di aprile, ma se ne fanno diversi di pellegrinaggi a Lourdes, a Loreto, a San Giovanni Rotondo. Quindi questa è l'esperienza più forte, più significativa, è quella durante la quale non è una frase fatta, ma si ritorna più ricchi, si riceve molto più di quanto si dia, una verità. È una cosa che io vado a Lourdes da 15 anni, è un particolare che mi riguarda personalmente, è quello di cominciare a pensare, a immaginare come sarebbe stato il prossimo, sempre più da lontano. Ossia, inizialmente si va, si torna con desiderio di ritornare e questa voglia cresce di anno in anno. La cosa splendida sono assolutamente i nostri disabili. E una cosa particolare che mi preme dire è l'allegria e la positività di questi ragazzi, di questi giovani o anziani ammalati. La voglia di rassicurare quasi noi personale. Io ho qualche ricordo particolare, se poi avrò tempo lo potrò dire. Sicuramente Margherita, e ti ringrazio perché mi fai tornare anche a me un po' indietro, perché quando avevo 16 anni ho fatto i miei primi passi come barelliere dell'Unitalsi, quindi sono legatissimo alla vostra associazione e a Lourdes, dove proprio in quel mio primo pellegrinaggio da barelliere a 16 anni scoprì anche un po' quella che oggi è la mia chiamata, e quindi ti ringrazio anche per questo. Siloe. Allora, noi siamo un'associazione di volontariato, ci occupiamo di persone disabili, quindi disabilità fisica e mentale, organizziamo soggiorni estivi per adulti in luglio e durante il mese di agosto e poi pellegrinaggi nei principali santuari, quindi Lourdes, Loreto e giornate di fraternità domenicali, quindi che più o meno una volta al mese ci incontriamo. Quindi un programma che si svolge durante tutto l'anno e che vi aiuta a stabilire delle relazioni poi con queste famiglie. In realtà siamo anche noi una grande famiglia, questa è la nostra cosa che teniamo più di tutto, il fatto che noi siamo una grandissima famiglia e quindi come tale ci sono
tante cose belle quindi da condividere. Certo, Federica, e anche l'associazione SIO è nel mio cuore perché è proprio il vostro fondatore Enrico Esposito che spero ci possa seguire e che voglio salutare con tanto affetto, perché grazie a lui che io ho mosso per esempio i miei primi passi nel volontariato in Bosnia Erzegovina, quindi sono legatissimo anche all'associazione SIO. Olimpia. Sì, allora. Cosa pensi di quello che stiamo vivendo, di questa condivisione? Perché ecco, questa sera mi sembra veramente una puntata incentrata sulla condivisione. Sì, verissimo, bellissime le immagini, ti viene davvero voglia di partire anche domani per venire a fare questa bellissima esperienza in Croazia. Io ecco, posso raccontare per la mia di esperienza che iniziò esattamente 12 anni fa, nel 2005, quando io ed un gruppo di amici decidemmo di trascorrere il giorno di Natale presso il Bambin Gesù a Roma. Partimmo, arrivammo la domenica, mi ricordo, verso le 11, pioveva, ci siamo cambiati sotto la pioggia in fretta e furia. Siamo entrati al reparto, avevamo l'autorizzazione solo in uno dei tanti reparti, ma fu talmente forte l'entusiasmo che portammo che i medici e gli infermieri ci autorizzarono ad andare anche a tutti i restanti reparti. Credo che quello più toccante fu certamente quello di oncologia, dove gli sguardi spenti dei bambini, anche tutti senza capelli, ecco, ci strinse il cuore. L'ospedale? Bambin Gesù a Roma. Ah, ok. E da lì poi, ecco, non posso non dimenticare le lacrime di gioia e di ringraziamento delle mamme che stavano lì accanto ai loro figli, così come nel reparto di ematologia, dove anche lì fecero entrare solo alcuni di noi. Veramente ecco, delle impressioni davvero che ancora porto nel cuore. Ricordo che siamo stati tutta un'intera giornata, siamo usciti verso le 5 del pomeriggio senza aver mangiato, ci siamo resi conto in quel momento di non aver nemmeno pranzato il giorno di Natale. Ripartendo per la città di Roma abbiamo visto la gente che si riversava sulle strade appena alzata da tavola, e allora lì, proprio in quel momento, in quel frangente, abbiamo capito che avevamo fatto qualcosa di grande, perché Gesù bambino nato in quel giorno di Natale era nel volto di ogni bambino che noi abbiamo visitato. Quindi un bambino di cui non vedi e percepisci solo la sofferenza, perché ecco, chi ci ascolta può sicuramente farsi questa domanda: ma come si può affrontare la sofferenza, ma soprattutto la sofferenza di un bambino? Ecco, ci sono infatti, diciamo che la clown terapia prevede appunto un corso che ti dà delle competenze tecniche anche in questo, perché sì, di base ci deve essere comunque da parte tua un ego sano, una stabilità emotiva, ma soprattutto delle competenze tecniche che ti insegnano ad approcciare al bambino, quindi a capire al di là che cosa abbiamo di fronte. Quindi se è un bambino comunque, anche possiamo trovare anche un bambino insofferente, arrabbiato per la malattia, quindi contro tutti, e quindi ci si insegna a come approcciarsi, anche perché il clown si dice sempre che va in punta di piedi proprio per conquistarsi la fiducia del bambino. Grazie Olimpia. Grazie e sicuramente i clown di corsia sono nel mio cuore, nel cuore anche della mia fondazione. Noi cerchiamo di promuovere quello che è un progetto, si chiama proprio Nasi Rossi, in cui chiediamo a chi è quel più bravo di noi, attraverso, come dicevi, anche un'esperienza di formazione, di unirsi a noi, no? Per venire, quindi do per certa la tua partenza con noi. Sicuramente sì, bellissimo, vedevo infatti The Clown anche lì. Sarebbe proprio utilissimo, ecco, anche chi ci segue, che possa, ecco, interessarsi, no? A donare un po' del suo tempo. E salto un momento Daniele Natale, perché mi rivolgo a Francesca, che ci aiuta un po' a entrare di più in questo progetto particolare, perché è vero che abbiamo visto delle immagini riguardanti la tendopoli estiva, ma come ascolteremo anche nel corso della puntata, il cuore pulsante dell'esperienza del Giardino del Rosso Blu è questo campo permanente, come dicevo nel video, questa staffetta dell'amore che da 18 anni non si interrompe. Sì, difatti, come si è detto, è uno dei progetti principali che la Fondazione porta avanti, appartiene all'area sviluppo internazionale, perché come dicevamo nelle altre puntate la Fondazione è divisa in quattro aree ben specifiche, e praticamente ad oggi, cioè a ieri, perché ho chiesto il dato appunto in tempo reale al responsabile di progetto, che è Diego Fisogni, per questo lo ringraziamo, le partenze di volontari sono pari a 9.563.
Quindi ci sono volontari di tutta Italia che partono di settimana in settimana per dare assistenza, aiuto e anche un sorriso appunto ai bambini di cornea bistra. Bene, Francesca, sicuramente in questo momento può essere utilissimo anche con la presenza di Daniele fare un appello, no, ai giovani e non giovani che ci stanno seguendo, perché se i volontari sono diffusi in tutta Italia abbiamo anche bisogno di risvegliare un interesse proprio nella nostra realtà. Quindi lo chiediamo con forza, ma ti chiedo, ecco, rispetto al video che abbiamo visto invece, abbiamo visto delle immagini di questa ragazza, Margareta, una persona molto speciale per noi, se ci vuoi aiutare a conoscerla. Sì, Margareta è stata nella sua piccola infanzia una delle bimbe, insomma, utente di questo grande ospedale. E lei ha un vissuto molto 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 triste, molto doloroso da parte sua, ma tutto questo l'ha portata invece però a costruire una forza grandissima, perché questa malattia che lei purtroppo non porterà con sé fino agli ultimi giorni e su questa terra gli ha procurato tante difficoltà. Ma da sola lei, anche non avendo oggi più come tanti di noi, insomma, diciamo proprio le mani, riesce a vivere come se fosse, se le avesse praticamente, perché ha costruito in sé dei metodi, delle specifiche proprio anche nell'utilizzare per esempio il cellulare, anche per esempio nel muoversi dentro casa o nel preparare da mangiare completamente da sola. Cosa che agli occhi delle persone normali dovrebbe essere qualcosa di... Ecco Daniele, questo è molto importante, perché è utile parlare di disabilità, ma anche farsi delle domande, perché ogni volta che anche io interagisco con una persona che viene definita disabile, mi faccio la domanda: ma il disabile sono io o è lui? Nel senso che secondo me la disabilità deriva dall'ambiente. Una persona è disabile perché non può salire sul pullman, è disabile perché una barriera architettonica gli impedisce di fare altro. Non si può catalogare una persona, ecco, in questo modo, no? E questo ci aiuta a portare avanti, ecco, un'ulteriore riflessione. Infatti, citando la Convenzione ONU sul diritto delle persone con disabilità, l'articolo 4 dice questo: gli Stati parte si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e della libertà fondamentale di tutte le persone con disabilità, senza discriminazioni di alcun tipo basate proprio sulla disabilità. E ancora l'articolo 17 dice: ogni persona con disabilità ha il diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale sulla base dell'eguaglianza con gli altri. Ecco, cari ospiti, questi articoli sottolineano l'importanza della non discriminazione e della protezione dei diritti del disabile in quanto persona. Ecco, il rischio un po' del pregiudizio. Cosa ci dici rispetto a questo, il pregiudizio? Ma anche nella tua esperienza ti è capitato di scontrarti, no, con questa situazione? Assolutamente, il pregiudizio alcune volte è evidente, altre volte è meno evidente. Probabilmente nasce un po' anche dal fatto che ciò che è diverso da me un po' mi spaventa, quindi nel momento in cui lo vedo concretamente magari un po' diverso, o semplicemente ho paura di affrontare, no, una determinata situazione, probabilmente mi allontano. Nell'allontanarsi non c'è accoglienza. E quindi diventa in un certo senso pregiudizio, ovvero ti giudico prima di avvicinarmi proprio perché un po' mi spavento. E questo capita alcune volte, insomma, capita nella quotidianità, capita quando magari all'inizio di un marciapiede nella rampa per i disabili c'è il parcheggiatore di turno, così come capita in altri contesti, insomma. Sicuramente nella mia esperienza, tra virgolette, clinico, lavorativa e di volontaria, è capitato alcune volte che magari in determinate situazioni ci guardassero un po'
da lontano, no? Quindi magari c'è la mamma col bambino, siccome siamo vicini, con una carrozzina o semplicemente con un disabile, magari istintivamente il bambino si avvicina alla mamma. Quella è una piccola forma di pregiudizio, assolutamente, nel senso che è un po' anche innata, forse, no? È la paura di avvicinarci. Ecco, grazie. Vediamo i nostri ospiti, no? Proprio una battuta veloce, come se fosse un piccolo sondaggio. Nella vostra esperienza, avete mai incontrato il pregiudizio? Io personalmente faccio fatica a trovarne qualcuno e essendo stata insegnante, mi ricordo che i miei ragazzi, molti dei quali peraltro sono diventati infermieri, forse non a caso, dicevo sempre: disabili si diventa, non si nasce. Era così una specie di ritornello che periodicamente, se qualcuno non l'avesse ben capito, mi ritrovavo a fare. E il pregiudizio penso che, ecco, forse qualche volta l'ho vagamente visto negli adulti, perché i bambini sono più puri, sono più liberi, più genuini. Ritengo che forse qualche pregiudizio da parte della mamma è qualcosa che fa molto male al disabile, perché noi, al di là dei viaggi, settimanalmente incontriamo un gruppo di disabili, abbiamo un laboratorio di ceramica di cui sono la responsabile io, e lì ospitiamo decine di ragazzi, per cui di diverse età, di diversa estrazione sociale, di diversa cultura, con disabilità diversa. E là mi rendo conto che il ragazzo non è cattivo, non ha... Una cosa che mi preme dire è che talvolta succede che il disabile è colpito dallo sguardo di pena che la persona cosiddetta normale rivolge nei suoi confronti. Mi è stato detto espressamente da qualcuno di questi ragazzi con cui poi ho modo di parlare: lo sguardo di pietà ferisce il disabile, perché percepisce la diversità nello sguardo dell'altro, non nell'azione ma anche nello sguardo. Grazie Margherita di questa riflessione. Federica. Sì, diciamo, veri e propri atti di emarginazione non neanche io li ricordo, magari più diffidenza oppure, come diceva Giuseppina, magari paura del diverso, ecco, quindi magari ci è successo in un soggiorno estivo con i bambini, naturalmente sono a volte incontrollabili, quindi lanciavano sabbia, facevano scherzi tra di loro, e magari in quel contesto chi stava lì per vacanza, diciamo, non era proprio accogliente verso di loro. Certo. Quindi magari questo piccolo episodio più che altro. Come no, grazie Federica. Olimpia. Sì, fortunatamente a me non è mai capitato. Ecco, solo per sentito dire, e anche secondo me, come diceva la dottoressa prima, è dovuto ad un fatto di ignoranza, di non conoscere, e a quel punto quindi la persona si trova facilmente a dover giudicare, ma comunque, perché poi guardando comunque come ci si comporta con il malato, con il disabile, loro stessi, questi che giudicano, hanno poi anche loro un'apertura, una visione più aperta, quindi casomai anzi vengono poi a domandarci, a chiedere, ad avere informazioni anche per fare quello che facciamo noi, quindi è l'esempio che vale per tutto. Grazie Olimpia. E così, più di qualche volta in questo momento, in questa trasmissione, è fuoriuscito da voi, e sono molto contento, quanto l'altro diventa ricchezza per noi, no? Noi spesso ci armiamo per cambiare il mondo, per portare aiuto, quando invece viviamo l'esperienza della relazione, ecco, io dico con le rose blu, riescono invece a dare qualcosa a noi. Questo è molto importante, e quello che vogliamo fare questa sera, anche con questa puntata, è proprio quello di mettere in evidenza la bellezza della persona con disabilità, la bellezza della persona portatrice di una malattia. Perché, ecco, come dicevo, spesso in modo imprevedibile sono loro a donare a noi volontari qualcosa di meraviglioso. Ecco, chiedo anche a voi ospiti se magari cosa ne pensate di questa mia riflessione, e se nella vostra esperienza c'è stato un incontro particolarmente arricchente per la vostra vita, quindi se volete ricordarlo con noi, Margherita. Io ne ho uno in particolare che risale al pellegrinaggio di circa 3 anni fa. Siamo andati a Lourdes in pullman perché non siamo riusciti a
fare due treni, c'era una ragazza di 28 anni che si chiamava Fabiola, mi chiamava perché purtroppo non c'è più, aveva un tumore molto evidente, veniva a Lourdes perché voleva fare un'ultima preghiera alla Madonna, consapevolissima della sua fine vicina, con una mamma che la supportava e aveva uno sguardo di una serenità veramente disarmante. Bene, questa ragazza ci ha fatto vivere un pellegrinaggio veramente particolare, perché ha dimostrato un coraggio e una voglia di vivere compatibilmente col suo male finché il Signore gliene dava la possibilità. Quindi è andata per ringraziare la Madonna e per andare fare il grande passo verso l'aldilà con serenità. È stata una cosa che ci ha insegnato veramente tanto. Eravamo commossi, poi purtroppo è venuta qui, è finita, abbiamo partecipato ai suoi funerali, ma è una ragazza, questa Fabiola, mi auguro, della parrocchia di Sacra Famiglia, se la mamma dovesse tante volte vedere questa trasmissione mi farebbe piacere, certo, che ricordasse la grande lezione di vita che ci ha dato, di vita e di fede soprattutto, che ci ha dato questa Fabiola. La cattedra dei piccoli, no? Che Don Tonino Bello ci ha insegnato, quanto il piccolo, il povero, il sofferente può insegnarci. Federica. Sì, beh, io penso che la mia vita sia stata un arricchimento continuo, visto che appunto faccio parte di questa associazione da tantissimo tempo, quindi la mia vita, se sono quella che sono, penso che lo debbo appunto a questa associazione. Quindi magari il mio primo viaggio è quello che ricordo con più emozioni, perché appunto era la novità, quindi ricordo appunto di essermi catapultata in un mondo diverso dal mio, appunto con persone che all'apparenza soffrivano, cioè, invece poi alla fine del pellegrinaggio ho scoperto che erano più contenti di tutti noi messi insieme. Quindi è stato quello è un grande insegnamento, ma proprio per tutta la mia vita in generale, perché appunto da lì ho capito quanto a volte ci lamentiamo delle piccole cose e invece dovremmo appunto imparare da loro su tantissime cose. Assolutamente sì, sì. Grazie. Olimpia. Sì, possiamo dire che ogni volta che si fa un'esperienza di questo tipo c'è qualcosa che ti arricchisce, non si ritorna mai senza nulla, anzi, come diceva prima la dama dell'Unitalsi, si torna anzi sempre con qualcosa in più e in più rispetto a quello che si è cercato a donare, ed è questa la bellezza che alla fine accomuna tutto il volontariato. Quindi direi che un'esperienza in particolare non c'è, posso raccontare quella di 2 giorni fa che mi è capitata comunque in reparto lì all'ospedale di Sulmona, dove questa piccola bambina, Sofia, ricoverata lì in reparto, di primo acchito era con noi un po' diffidente, se non che poi ad uno scoppio del nostro palloncino addirittura iniziò a piangere, quindi noi siamo entrati un attimino nel panico, mentre la madre cercava di consolarla, noi abbiamo tirato fuori tutte le nostre strategie migliori, e fino a quando siamo riusciti a conquistarla, a tal punto che, terminato comunque il nostro lavoro lì in reparto, lavoro tra virgolette naturalmente, tornando nelle nostre stanze a cambiarci al terzo piano, siamo usciti, ci siamo ritrovati Sofia davanti perché aveva costretto sua mamma a venirci a ricercare. Quindi dopo che l'abbiamo salutata e abbracciata, mentre andavamo via sentivamo che la bimba saltellava proprio dalla gioia e diceva a sua mamma: mamma, mamma, da grande voglio fare il clown. La madre, non credo che sia per la madre la sua migliore aspirazione, ma per noi sicuramente è stata un'immensa gioia. Certo. Grazie di questo bel racconto, e devo dire che effettivamente sono tante anche le storie e gli incontri nella mia vita, così ascoltando un po' i vostri sono risalito anch'io quando proprio a 16 anni rientravo dal primo pellegrinaggio a Lourdes come barelliere, e facendo servizio nell'attrezzato mi ricordo che poco prima di arrivare a Frosinone Giovanni, questa persona che aveva sia le gambe che le braccia amputate, mi chiese di fargli la barba perché voleva essere bello e pulito nel momento in cui i suoi cari lo avrebbero riabbracciato. E con questo sorriso che è entrato nel mio cuore, devo dirvi che insomma proprio
grazie a incontri del genere, anche a quel sorriso di Giovanni, io mi sono fatto tante domande che poi mi hanno aiutato a trovare la mia strada. Tra breve chiederò a Daniele di seguirmi per vivere con te l'angolo dell'incontro, affinché possiamo aiutare i nostri ospiti a conoscere maggiormente il Giardino delle Rose Blu, ma soprattutto questa esperienza del campo permanente di cui Francesca Chiappini poco fa ci ha dato alcuni dati. Francesca, però volevo chiederti anche come si fa per partecipare? Olimpia vuole partire con noi, cosa deve fare? Sì, per partecipare c'è anche il modulo di iscrizione sopra il sito del Giardino delle Rose Blu, lo ricordo, è www.ilgiardinodelleroseblu.com. altrimenti, per chiedere anche solo una semplice informazione, oppure se non si riesce appunto a collegarsi per qualsiasi motivo tramite il sito, basta scrivere una mail a info@ilgiardinodelleroseblu.com e tutti i volontari risponderanno ad ogni tipo di richiesta. Quindi sia per il campo permanente, quindi per vivere una settimana, siamo già quasi in un periodo estivo, anche per vivere quella che è la tendopoli estiva, questa esperienza che raduna centinaia di volontari che svolgono attività appunto a Gornja Bistra, all'ospedale, ma questo tipo di attività diciamo che non si limita solo a fare volontariato all'interno dell'ospedale, ma anche a visitare quelle che sono le famiglie più bisognose di quel territorio che la Fondazione assiste, e questa attività dura all'incirca 15 giorni. Anche qui è possibile iscriversi tramite un modulo, una brochure, sempre i dati sono gli stessi, i riferimenti, quindi per ogni problema verrà data una risposta oppure un determinato tipo di risonanza. Sì, i volontari che vanno a Gornja Bistra alloggiano in una casetta che in questi 20 anni abbiamo utilizzato, ma da circa un anno stiamo lavorando alla realizzazione di una nuova casa, la Casa delle Rose, un centro di formazione al volontariato internazionale che proprio l'11 febbraio, Margherita, Federica, il giorno della Madonna di Lourdes, abbiamo acquistato questo terreno e questo rudere e abbiamo iniziato a costruire questo centro, dove invito tutti voi, quando vogliate, a venire a vederlo. Siamo in fase di costruzione, lo stiamo facendo semplicemente tramite le offerte dei benefattori. In che modo? Ci sarà una strada fatta di mattoni che congiungerà questa casa all'ospedale, che si trova a 300 metri, e quindi i vari volontari, i vari benefattori, magari anche qualcuno che questa sera ci sta ascoltando, può offrire questo mattone, vero Francesca? Sì, appunto c'è questa sorta di iniziativa che la Fondazione ha messo su per raccogliere dei fondi e realizzare la casa che ospiterà quindi tutti i volontari per svolgere questa attività in maniera molto più sicura e idonea. E quindi per donare un mattone? Sì, basta appunto fare un versamento alla Fondazione Il Giardino delle Rose Blu, e le coordinate sono sempre scritte sia sulla brochure che sul sito, e mandare un messaggio su Facebook per prenotare il proprio mattone, perché ogni mattone ha un nome di riferimento abbinato ad una persona cara, ad un il ricordo quindi appunto di un defunto, oppure ad un'associazione o a qualsiasi altro nominativo. Certo, in questo momento siamo arrivati a circa 900 mattoni, ne servono altrettanti per completare l'opera, quindi io confido veramente anche nella generosità dei nostri ascoltatori, perché in questo anno non sono arrivati soldi dai ricchi, non sono arrivati soldi dai finanziamenti, ma sono arrivati tanti piccoli gesti per comprare questo mattone di 100 euro dai giovani, dalle persone che magari non avevano tante possibilità, no? Spesso nell'incoraggiare questa iniziativa ho ricordato quando Don Bosco
diceva che le opere di bene, no, si fanno con il consiglio dei ricchi e i soldi dei poveri, no? Quindi veramente un'esperienza importante. Bene, Daniele, allora ecco, in questo momento della nostra trasmissione ti chiedo di seguirmi per raggiungere l'angolo dell'incontro dove andiamo a conoscere attraverso la tua storia meglio il giardino delle rose blu. Niente. Ecco Daniele, abbiamo raggiunto quest'angolo insieme lasciando i nostri ospiti in studio per poter parlare un po' più intimamente, anche se ovviamente la tua storia sarà di aiuto anche ai telespettatori e a chi ci segue. Ecco, come ho già detto, tu sei da più di 16 anni volontario all'interno del Giardino delle Rose Blu. Ci racconti un po' il tuo incontro con questa realtà? Sì, intanto buonasera a tutti. Io incontrai questa bellissima realtà grazie proprio poi all'arrivo di un sacerdote che ho qui davanti a me in parrocchia da me giù a Frosinone, la parrocchia della Sacra Famiglia, e venne a conoscenza di questo grande impegno, di questo grande progetto che era sviluppato poi non in Italia ma in Croazia, in un ospedale pediatrico, l'ospedale che di Cornia Bistra. È l'ospedale, tra l'altro, dove abbiamo già visto a inizio puntata proprio delle immagini, quindi anche per i nostri telespettatori è più semplice entrare proprio nel cuore di questa esperienza. Cosa ha significato per te l'incontro con il Giardino delle Rose Blu? Per me ha significato tantissimo, ha dato modo a tutto quello che io sentivo dentro, ai valori della vita, all'importanza della vita, anche alla scoperta di cose che mai nella vita di tutti i giorni riusciamo a vedere, proprio la comprensione, la sensibilità, l'aiutare gli altri praticamente, essere a disposizione dell'altro. Ecco, tu quante volte sei stato in questo ospedale in Croazia? Io sono stato già ben 16 volte. 16 volte? Io, 16 anni, 16 volte? Almeno una volta all'anno, una settimana dell'anno cerco di raggiungere i ragazzi, i bambini dell'ospedale, che noi chiamiamo Rose Blu, per la loro unicità, per la loro rarità praticamente, perché abbiamo proprio dato al bambino il disegno della rosa. Ecco, se dovessi chiederti quale esperienza, quale incontro, no, durante questi anni è più vivo nel tuo cuore? Io ricordo in modo particolare che l'esperienza più bella è stata proprio quando in un anno, in estate, nel luglio del 2005, facemmo venire 5 bambini a Tarnara, nella provincia di Frosinone, e io arrivai di corsa perché venivo da una settimana fuori di vacanza, e in questa piazza praticamente del paesino c'erano questi 5 bambini che avevo conosciuto 2 anni prima lì nell'ospedale, e mi sentii chiamare, stando anche di spalle da questa bambina con cui avevo giocato di più, lei è Nina, e lì fu un'esplosione di un'emozione grandissima che non dimenticherò mai, perché insomma non ci vedevamo da un anno, e lei soltanto sentendo la mia voce. Certo, sai, per chi ci ascolta può sembrare normale l'incontro con una bambina, forse potrebbe essere utile, Daniele, che tu raccontassi un po' come hai visto cambiare l'ospedale in questi 16 anni, nel senso che un tempo Cornia Bistra non è la Cornia Bistra di oggi. Assolutamente, su questo possiamo dire tanto, proprio perché quando siamo arrivati l'ospedale era una struttura fatiscente, un vecchio castello medievale, ma veramente distrutto, insomma, senza il tetto, con muri, le mura erano completamente piene di muffa, senza vernice, e oggi è tornato ad essere un vero e proprio castello, dove praticamente sia l'intervento dei volontari, perché noi ogni estate diamo una ripulita, diamo una ritoccata a tutte le mura dell'ospedale, ma anche proprio le istituzioni hanno iniziato poi a interessarsi a... Ecco, rispetto ai bambini, ecco, prima come vivevano, no? Qual è stato il grande cambiamento per loro grazie all'arrivo dei volontari e quindi anche grazie al tuo arrivo? Grazie ai volontari i bambini hanno cominciato a scoprire che cosa poteva essere un filo d'erba, la luce del sole, una passeggiata all'interno del parco giochi, che è costruito dai volontari,
e i bambini restavano altrimenti nei loro lettini dalla mattina a notte, insomma, senza mai vivere un'emozione. Con noi hanno scoperto la carezza, il sorriso, l'affetto. Ecco, purtroppo a causa delle barriere architettoniche e anche della carenza di personale, i bambini, come tu hai detto, trascorrevano le loro giornate sui loro letti, sì. No? Ecco, ci sono state esperienze o momenti in cui hai sentito anche il peso di questa sofferenza, no? Nel vedere questi bambini nei letti che, come tu sai bene, molto spesso addirittura sono legati ai loro letti. Sì, l'esperienza è stata forte, subito dal primo viaggio, proprio perché tante domande nascono, poi vedendo la moltitudine dei bambini, perché i bambini sono tanti, sono più di 100 unità praticamente all'interno di questo ospedale, quindi per ognuno tanti problemi, malformazioni, situazioni di disagio, disabilità diverse, quindi la cosa più grande era proprio quello di anche di individuare quale poteva essere da parte nostra l'azione più giusta per ogni bambino, senza andare magari a complicare ancora di più la situazione, per cercare di migliorare i loro sensi. Quindi questo è stato anche un aspetto molto importante del Giardino Rose e Blu, un percorso fatto negli anni che ha dato modo a tutti i volontari, ecco, di crescere anche come una propria vera crescita personale. Ecco, è un momento in cui hai sentito il peso, tra virgolette, no? Il fatto forse di dire perché tutta questa sofferenza? È stato lì, è stato nel primo viaggio, quando tante domande ti nascono e ti chiedi il perché. Perché questo succedeva? Perché fondamentalmente quando arrivi ti senti anche impotente rispetto al bambino. Poi la cosa più bella è che ognuno di loro ti chiama, ti cerca, ti allunga una mano e nascono così i sorrisi, e tutta quella fase negativa praticamente scompare da dentro di te e ti si riapre l'animo e tu inizi a giocare, a portarli fuori, a voler stare con loro, tanto che quando riparti ecco che nasce un altro mangone, perché non vorresti mai ripartire, andare via da loro. Ecco Daniele, insieme a te sono tantissimi volontari che da tutta Italia, ma sono iniziati ad arrivare volontari anche dalla Croazia, dalla Bosnia, dalla Svizzera, dalla Spagna, mantengono viva un'esperienza particolare, quella del campo permanente. Ecco, ad oggi il Giardino delle Rose Blu conta quasi 10.000 partenze per questo luogo particolare. Campo permanente, dici che cos'è per te soprattutto? Diciamo che ecco, proprio questo è diventato un vero e proprio campo permanente che noi abbiamo ribattezzato una staffetta dell'amore, perché nei primi viaggi ci siamo sempre detti, rispetto a quel magone che dicevo prima, cioè, venire qui ogni tanto è troppo poco, noi dobbiamo starci sempre, abbiamo sentito la volontà di essere con loro sempre, non solo perché ci mancavano, perché avevamo capito che loro avevano bisogno di presenza umana, perché ecco, come diceva prima, insomma, anche lo staff non era così numeroso tale da poterli accudire tutti quanti, tutti i giorni nello stesso modo, quindi noi abbiamo deciso di rendere questa esperienza un'esperienza costante, decidendo che ogni settimana un gruppo dei nostri volontari, grazie al passaparola, ecco, partisse. Grazie Daniele, è un'esperienza importante che può diventare anche un appello e un invito, no? Anche per chi ci segue. Assolutamente, assolutamente. Ecco, sì. Ti chiedo proprio in conclusione di questo momento, questo angolo dell'incontro, di fare proprio un invito, no? Guardando la telecamera e rivolgendoti magari a qualche giovane che ci sta ascoltando, no? Che cosa gli diresti per convincerlo a partire? Io direi che praticamente questa esperienza è un'esperienza da provare, un'esperienza da non lasciare al sentito dire, proprio perché la cosa più bella è capire l'affetto, l'amore, il saper stare con gli altri, e laddove ci sono molti, molti limiti, soprattutto i nostri, perché siamo esseri umani, veramente a riuscire a vivere questa esperienza ti porta sicuramente a superare tutti i propri limiti, a capire quando è profonda la parola amore e quando può essere profondo il voler vivere in compagnia degli altri. Aiutare gli altri aiuta te stesso. Sì, perché quella che è stata l'esperienza più bella è che ogni volta che si torna e si sta con questi bambini, io dico sempre questo, sono loro che danno molto di più a noi di quello che noi facciamo per loro. Bene, grazie Daniele. Grazie a voi. Adesso raggiungiamo insieme lo studio dove continueremo la seconda parte della trasmissione insieme ai nostri ospiti. Grazie, buonasera a tutti. Bene,
Abbiamo ascoltato, ecco, un po' la storia di Daniele, che è anche la storia di ognuno di voi, perché il volontariato arricchisce sicuramente le vite di ognuno. Ecco, quanto il volontariato, Giuseppina, secondo te arricchisce l'esperienza di chi lo fa? Arricchisce completamente, probabilmente, proprio perché, come abbiamo anche ascoltato sia dalle esperienze qui, sia dal video che abbiamo visto prima, quanto in realtà il fare per qualcuno ci rimanda tanto bene, no? Quindi ci fa bene. E questo farci bene probabilmente è il motore che poi muove non solo a fare ancora, ma anche a dire ok, sto facendo qualcosa di buono e quindi mi sento meglio proprio perché lo faccio. E è un po' questo. Grazie. Ecco, Daniele ci diceva come la sua vita è cambiata, è diventata più impegnata. Ecco, la vita di tanti giovani diventa più bella attraverso l'esperienza del volontariato, ma proprio attraverso il contatto con coloro che soffrono. Ecco, qui parliamo di una vera rivoluzione, perché abbiamo appena celebrato la Pasqua, proprio domenica scorsa, e viviamo questo tempo pasquale. In questo tempo, in questo giorno particolare, noi abbiamo testimoniato che la croce è diventata resurrezione, che la notte è diventata luce, che la tristezza è diventata gioia. Ecco, quindi che mi piace un po' pensare che questo è quello che vediamo in ognuno delle persone disabili. Quando li vedo, Margherita, Federica, nelle celebrazioni, come in questo tempo pasquale avete accompagnato con le vostre associazioni i disabili a partecipare alle varie funzioni, dall'altare vedendoli seduti sulle loro sedie, io immagino quelle sedie un po' come le croci di Gesù. Che pensate? Sì, è vero, le croci di Gesù, ma anche una grossa risorsa. Io vedo, ripeto, la nostra attività dell'unità settimanalmente è qui il sabato pomeriggio, e vedo che a far fronte a queste esigenze dei ragazzi ci sono tanti giovani. A proposito, ne abbiamo sempre più bisogno, però sono ragazzi che io ammiro molto più di noi volontari di una certa età, perché se io nella mia età, con i figli grandi, dedico del tempo ai ragazzi, mi sembra più normale di quanto non lo sia invece l'atteggiamento dei ragazzi che il sabato pomeriggio, dalle 3, 2 e mezza, 3 fino alle 7, perché accompagnano i disabili anche in altri paesi, a Ceprano, Ceccano, mi dicendo, dedicano questo tempo a loro. Sicuramente lo fanno perché anche loro, come noi più adulti, ricevono tanto da loro, ed è bellissimo questa sinergia che si svolge tra di loro. In particolare noi dell'Unitasi siamo anche in contatto con il piccolo rifugio, e ultimamente mi piace citarlo, perché quando si dice volontariato, il volontariato forse è più esteso di quanto si pensi. Noi il mese scorso abbiamo avuto la visita dei 20 giocatori del Frosinone Calcio, con l'allenatore, con la moglie del presidente, sono venuti nel nostro laboratorio. C'è una clip su Sky che hanno trasmesso, molto carina, e vi assicuro che vedere sia gli ospiti del piccolo rifugio che i nostri ragazzi a contatto con questi loro, tra virgolette, campioni, perché ovviamente là la maggior parte sono ragazzi, quindi erano tutti quanti tifosi di questo Frosinone che sta andando così, e beh, quest'atto di volontariato, per esempio, i giocatori e tutto lo staff, finito l'allenamento, martedì mi sembra, sono venuti a dedicare un paio di ore a loro. Questo è un volontariato di quelli che non sono volontari come noi, che siamo più inquadrati in un'associazione, ma che credo abbia un valore ancora maggiore. Io a questo proposito dico sempre che è bene dire si è volontari, no? È un po' aiutarci nel non dire facciamo volontariato. Volontariato, proprio come ci dicevi Margherita, come principio che è nel cuore, dovrebbe essere un po' nel cuore di ognuno, Federica, no? Sì. Scusa se posso un attimo soltanto, a proposito di benefici, noi abbiamo ottenuto questo grossissimo beneficio, che è l'utilizzo di un locale molto grande da parte dell'ASL di Frosinone, e sono quelle cose positive che si dicono poco, ma che invece vanno veramente evidenziate. Quindi abbiamo avuto in comodato d'uso questo locale, che settimanalmente viene anche pulito dalla squadra di pulizia del vecchio ospedale, e abbiamo anche gli operatori dell'ospedale
sociale che ci trattano come loro ospiti, quindi anche quello, ecco, anche quello è volontariato, il dire mi serve per questo giorno, allora mando l'impresa di pulizia da parte di un tecnico, di un operatore, è una cosa che ci gratifica molto e soprattutto ci induce ad andare avanti sempre più grazie, impegnati. Grazie Margherita. Federica, a te qualcosa in aggiunta a questa riflessione? Beh, penso sia giustissimo tutte le cose che lei ha detto, quindi in realtà sono una risorsa vera e propria, cioè ci fanno vedere proprio le cose da un altro punto di vista, quello che magari a noi manca. Quello che dicevo in apertura rispetto a queste carrozzine come croce, che pensi di questo? Sì, cioè dall'esterno potrebbe sembrarlo, però penso che loro tramite appunto la loro sofferenza abbiano veramente capito tanto di più di noi e quindi cercano magari di farcelo capire, certo, nel loro piccolo cercano di trasmetterlo. Ecco, io penso che ce lo trasmettono soprattutto attraverso il sorriso. Sì, no? È vero. Olimpia, il sorriso è proprio materia tua, no? Sì, sì. L'importanza del sorriso per chi fa servizio con la malattia e con la disabilità. Sì, diciamo che l'importanza del sorriso può essere racchiuso tutto in una frase di Padre Pio che afferma che se all'ammalato non porti l'amore, le medicine non hanno lo stesso effetto. E qui si introduce la terapia del sorriso perché serve appunto a far sì che le tensioni siano alleviate e che l'organismo risponda meglio alle cure mediche. Non solo, dà serenità d'animo al bambino e fa sì soprattutto che il bambino veda l'ambiente ospedaliero un po' più familiare. Questo non solo, perché oltre a questo fa sì che la paura, l'angoscia, la rabbia, la confusione, la chiusura che ti porta a uno stato di malattia e di sofferenza possano essere superate attraverso proprio la clownterapia. Anche perché a questo appunto, dicevo, si aggiunge il fatto che il bambino viene tolto dalla casa, che è il suo luogo sicuro per eccellenza, dalla quotidianità. E quindi ecco, portare un sorriso è come dire a loro, ai bambini, guarda, ci siamo anche noi, insieme possiamo combattere la malattia, insieme possiamo combattere quei mostri che vogliono rubarti i sogni. Un altro aspetto del sorriso, che ha mille sfaccettature, è quello di fare da fil rouge, da filo conduttore anche tra il genitore, mamma o papà, ed il bambino, perché anche loro purtroppo sono presi dall'angoscia e dall'ansia vedendo le condizioni dei propri figli e quindi in un certo senso vengono quasi bloccati sulla comunicazione, su ciò che vorrebbero trasmettere al figlio ed è qui che si inserisce appunto il clown che fa sì che attraverso i giochi, attraverso ciò che viene a mostrare va a riformare questo canale di comunicazione. Quindi nel momento in cui il padre o la madre inizia a giocare con il bimbo, con il figlioletto, il ruolo del clown è compiuto, quindi può benissimo congedarsi e andare nella stanza successiva. Grazie, grazie Olimpia, e ci aiuti a tornare non solo a centrare il tema di questa puntata, ma un po' il titolo della nostra trasmissione, In viaggio verso l'altro, questo viaggio che si arricchisce proprio attraverso quella collezione di sorrisi, di volti, di incontri, di relazioni che la nostra vita ci dona, e questo anche lo vediamo in apertura, in chiusura, attraverso ecco, la nostra sigla che spesso vedete anche scorrere alle mie spalle, per cui ringrazio Andrea Sellari, lo staff di Lazio TV e di Per Te Online, perché è proprio una collezione di foto che rappresentano quegli incontri che sono stati importanti per me. Ecco, ognuno di voi potrebbe in questo mosaico di foto aggiungere le sue foto, le sue esperienze, i suoi incontri che arricchiscono la vita di ognuno di noi. Daniele, ce lo dicevi poco fa, come sei rimasto colpito dal sorriso di Nina. Ecco,
il sorriso che i bambini ci danno e ti danno sono stati importanti per te? Sono state molto importanti, perché quello che già si è molto detto qui è quello che è l'emozione che poi nel dare all'altro è quello che invece ti ritorna, vedere di aver fatto bene, di aver dato per pochi minuti all'utente, al bambino, al ragazzo, un sentimento e di aver fatto nascere dentro un'emozione che torna a te più forte, perché significa che sei stato bravo, perché in qualche modo hai permesso a lui di scordare quello che in quel momento potrebbe essere la disabilità, un momento negativo, un istante che non lo rende felice. Quindi praticamente magari sai anche che se quel bambino ti rivede, quella persona ti rivede, vuole rivivere con te le stesse emozioni. Certo. Ecco, è stato già accennato Giuseppina un po' il tema e l'importanza della formazione, no? Anche per i volontari, lo diceva Olimpia poco fa, ma ecco, in tutte le associazioni sono previsti anche dei percorsi di formazione. Noi ci siamo già occupati in una delle trasmissioni di formazione, però ecco, una battuta anche su questo, come psicologa, psicoterapeuta, sicuramente concorderai su questo. Assolutamente, la formazione ci aiuta ad essere più forti, quindi ad essere un po' più sicuri, un po' meno incerti quando magari vacilliamo un pochettino, perché abbiamo degli strumenti in mano. Quindi quegli strumenti li possiamo utilizzare con il disabile, li possiamo utilizzare con l'amico che in quel momento non comprendiamo troppo, li possiamo utilizzare nella vita, no? Quindi un po' l'arricchimento che ci torna è perché poi dall'esperienza con il volontariato, facendo volontariato o essendo volontari, come dicevamo prima, comunque ci torna qualcosa che possiamo utilizzare nella vita di tutti i giorni. Certo. Io penso sempre che le scelte che ognuno di noi fa non sono a caso. Certo. Sono guidate sicuramente dall'alto, però sono guidate anche perché dall'alto ci arriva qualcosa che possiamo spendere e usare qua. Certo. E quindi anche... Grazie, grazie Giuseppina. E ci si può formare anche per diventare clown di corsia. Francesca Cappini, un po' qualcosa su questo aspetto della clownterapia o dei clown di corsia? Sì, la clownterapia, come si diceva prima, è anche detta terapia del sorriso. Vede le sue origini intorno agli anni Ottanta, quando i primi medici travestiti appunto da clown iniziarono questo tipo di attività negli ospedali di New York. In Italia sono circa 56 le associazioni che preparano e che svolgono i volontari a svolgere questo tipo di attività, e ci sono di fatti 3.800 volontari circa che tra le piazze oppure negli ospedali o in strutture sociosanitarie svolgono in maniera costante questo servizio. E di particolare rilievo è anche caratteristica appunto un racconto di Norman Cousin, un giornalista americano. Nel 1979 si ammalò di una grave malattia e che lo costrinse a stare fermo in un letto di ospedale. Lui praticamente sentiva parlare degli effetti che avevano questo tipo di terapia e del buon umore e delle potenzialità della vitamina C. Quindi decise di curarsi, diciamo, in un modo alternativo, insolito, quindi vedendo 3 o 4 volte al giorno film comici e 25 grammi al giorno di vitamina C. Sono rimasta colpita appunto da questa cosa. Naturalmente non si curano tutti i mali in questo modo, però era di esempio, era un esempio carino che poteva essere... Certo, sicuramente sorridere fa bene, e sia donarlo il sorriso, come dicevamo, ma come ecco poco fa abbiamo detto, anche riceverlo, cioè quel sorriso che viene donato così spontaneamente proprio da chi magari sta male, questo è ciò che ci disarma di più. E lo abbiamo accennato già in qualche puntata precedente, perché anche nel nostro territorio, a Frosinone, è possibile formarsi nella clownterapia attraverso un corso, un percorso che il CISPEF, questo ente di formazione guidato sempre da noi, porta avanti.
Sì, è possibile appunto iscriversi e chiedere informazioni. La sede si trova a Viale Europa numero 38 o altrimenti con un'email a segreteriadidattica@cispef.com. Bene, quindi un'altra opportunità sul territorio è quella di intraprendere questo percorso annuale per prendere poi ecco, proprio un attestato e poter svolgere oltre che arricchire il proprio curriculum vitae, magari svolgere il proprio servizio di volontariato ecco, negli ospedali o nelle varie situazioni in cui c'è bisogno di portare un sorriso. Ecco, io vorrei adesso con voi, carissimi ospiti, fare un passo in avanti, provare a metterci un istante nei panni del malato, nei panni di coloro che soffrono, fare questo esercizio un po' di empatia con voi e sapere, secondo la vostra esperienza, quali sono i sentimenti e le emozioni che avete riscontrato, che avete toccato con mano, delle persone che noi andiamo ad aiutare. Ecco, quali sono le loro emozioni e i loro sentimenti? Proprio un giro veloce, inizierei appunto da Margherita per poi concludere invece con Giuseppina e quindi con l'opinionista che mette un po' in comune questo flash che vi chiedo proprio rapido, no? Sulle quali sono secondo voi le emozioni e i sentimenti del bambino, del malato, del disabile? Dunque io brevissimamente ho un riscontro molto positivo perché mi emozionava, dopo tanti pellegrinaggi mi sono un po' abituata alla cosa, sentire che il disabile che sta fermo davanti alla grotta prega per gli altri, prega, è stato qualcosa che è successo spesso, soprattutto di fronte ai bambini, perché quando noi andiamo a Lourdes c'è tutto un piano lì al Salus dove sono tutti questi bambini calvi appunto con i genitori che a proposito di sorriso sorridono, questo è qualcosa, cioè il dramma vissuto da questi genitori non viene espresso in facce triste, in visi addolorati, ma in sorrisi. E poi questa sfumatura di generosità, di pensare all'altro. Sì, io ho sentito spesso questa preghiera per qualcuno che dice io la mia vita l'ho vissuta, ma loro, quindi grazie. Pregano per loro. Federica. Sì. Allora, io penso che principalmente le attività delle associazioni servono proprio a fare uscire queste persone dal loro quotidiano, quindi cioè, mettendomi nei loro panni non deve essere facile vivere appunto una vita magari senza sentirsi quell'accoglienza di cui tutti abbiamo bisogno, quindi magari questi pellegrinaggi, queste giornate di fraternità li fanno sentire più uguali agli altri, appunto, più quello è il principale obiettivo, penso, di questa associazione. Ed è anche il loro vissuto, quello di sentirsi come gli altri, questo è quello che dobbiamo urlare veramente, grazie. Sì. Olimpia. Sì, la condizione di malato, ecco, ti pone davanti a sicuramente una grande forza, quindi si guarda al malato con ammirazione perché hanno questa grande forza e con grande dignità affrontano il dolore ogni giorno, quindi sono davvero di grande insegnamento. Approcciarsi al volontariato in questo senso, in queste esperienze, è anche per carpire da loro e prendere spunto da loro per affrontare il domani, per affrontare le difficoltà e le sofferenze del domani, e quindi veramente sono loro a dare tanto a noi. Grazie Olimpia. Daniele. Ho sentito anche un forte sentimento di fiducia da parte del malato e da parte della persona che è lì presente di fronte a lui, perché in questo mondo anche il malato non si sente più solo, si sente capito, si sente accolto. Questa è anche l'accoglienza, proprio per questo il senso dell'associazione è anche questo, praticamente, trovarsi poi a condividere questa fratellanza e far crescere la famiglia dell'associazione. Certo, grazie Daniele. Ecco Giuseppina, tante riflessioni anche molto profonde questa sera, così ricche, che diventano veramente un momento di crescita per ognuno di noi. Ecco, ti lascio così una riflessione su tutta questa carrellata così importante di contributi. Sì, sicuramente abbiamo imparato che probabilmente possiamo imparare tanto ancora, no? C'è ancora tanto da imparare e lo possiamo fare anche aiutando o accogliendo,
Quindi nell'accogliere una persona malata o nell'essere accolti da una persona malata, perché poi c'è anche questo, sicuramente si riscopre un po' il senso dell'accudimento primario, che è un bisogno a un certo punto, quindi c'è il bisogno di essere accudito ma anche di accudire. E nei sentimenti che insomma abbiamo capito essere parte della nostra esperienza un po' di tutti, c'è sicuramente la tristezza, c'è sicuramente anche la preoccupazione per una malattia, però c'è anche la fiducia, però c'è anche il sorriso, però c'è anche il sollievo nel momento in cui diciamo condividendo un po' la mia croce con qualcun altro diventa un po' più leggera. E quindi c'è tutto questo insieme di sentimenti che ovviamente fanno parte della vita di un volontario, ma anche di una persona disabile, di una persona malata. Quindi ci accomuna in questo, per cui le differenze ad un certo punto mi sembra che su questo, sul piano emotivo, scompaiano. Assolutamente. E, ecco, spesso proprio loro, i nostri amici in carrozzina, coloro che soffrono o vivono un momento di sofferenza, diventano per noi, come dicevamo prima, dei maestri, dei grandi maestri. E io ecco vorrei chiedere a Francesca, come facciamo sempre durante la nostra trasmissione, di presentare un libro che io amo particolarmente, perché è un libro scritto da Daniela Zanetta. Nella prima rubrica Storie di vita, quando io parlavo a Gornja Bistra, avevo alle spalle proprio l'immagine di questa ragazza, Daniela Zanetta, una giovane morta nel 1986 di questa malattia, la stessa malattia, Daniele, di Margareta, di cui ci parlavi. Ecco, Francesca, aiutaci ad entrare un po' nel cuore di questo libro, che è intitolato I segreti del cuore. Sì, il libro appunto I segreti del cuore, e raccoglie delle lettere e delle pagine di diario di Daniela Zanetta, appunto. Ne leggo una significativa. Lettera inviata a Famiglia Cristiana. Ho appena terminato di leggere Le tifose della bella morte, pubblicato su Famiglia Cristiana numero 40. Mentre leggevo mi si accaponava la pelle per l'indignazione e il disgusto, ma soprattutto provavo pietà per quelle povere persone sostenitrici dell'eutanasia. Mi sono stupita profondamente nel leggere che al convegno erano presenti soprattutto donne anziane che hanno sperimentato la bellezza della vita ed ora vogliono disfarsene come se fosse qualcosa di troppo. Io vorrei urlare a tutti che la vita di ogni creatura è sacra ed è bella. Sono una ragazza di 22 anni, nata handicappata. Ho una malattia della pelle, epidermolisi bollosa distrofica, che mi procura piaghe su tutto il corpo. Ho perso i capelli, le unghie di mani e piedi. Le mie dita sono chiuse a pugno. Ho dovuto farmi estrarre tutti i denti e da 6 mesi mi sottopongo 4 volte al giorno a dialisi peritoneale. Dopo questa descrizione posso apparire un mostro, ma non lo sono, o almeno io non mi sento tale. Non è semplice trascorrere 22 anni sulla croce, ma credo in Dio, lo amo intensamente e lo ringrazio per avermi donato la vita, perché ogni giorno che mi regala è un'occasione in più che ho per amarlo e servirlo. Ho voluto far conoscere la mia esperienza perché quei luminari che sostengono l'eutanasia capiscono che non hanno alcun diritto sulla vita altrui. Ogni vita che sboccia è un dono divino, e se questa vita è segnata in modo particolare dal dolore, rappresenta un doppio dono, perché la sofferenza ci matura, ci permette un dialogo profondo con Dio, ci aiuta ad esprimere molti peccati e a tamponare le scempiaggini dei folli. Beh, una pagina molto impegnativa, molto forte, e devo dire anche molto attuale, nonostante è stata scritta tanti anni fa, questo tema dell'eutanasia. Proprio una decina di giorni fa abbiamo ascoltato dalla cronaca nazionale di questo cinquantenne paraplegico che ha raggiunto questo centro per essere accompagnato in questa esperienza. Ecco, proprio velocemente, perché siamo in chiusura, penso che sia e possa essere molto utile sapere cosa pensate di questo tema così grande. Giuseppina, iniziamo da te.
Beh, sicuramente penso che la vita è un dono e quindi così come non si gettano via le cose regalate, penso che non si possa decidere autonomamente di smetterla, no? di gettarla via, così come non è magari corretto pensare di farlo, tra virgolette. E proprio perché è un dono, forse la fede ci aiuta a riscoprire quel dono. Quindi se si perde la capacità di vederlo come un dono, probabilmente cadiamo. Grazie. Fondamentalmente. Daniele. Io ho potuto leggere il libro, questo diario di Daniela mi ha fatto capire tanto quanto per lei, anche se la sofferenza era talmente forte, lei amava la propria vita, amava anche le sofferenze, perché gli hanno dato modo di far capire quanto è importante per chi poi soffre praticamente poter vivere il più bello di ogni giorno, risvegliarsi, guardare alla vita nelle piccole cose. Quindi decidere di smettere la propria vita, anche se poi si è al limite di una sofferenza immane, credo che non sia proprio giusto e che forse qualcosa di più grande debba decidere per noi. Certo. Ecco, Olimpia, parlavamo anche di fede, quindi quanto la fede e tutto quello che abbiamo vissuto questa sera nella nostra trasmissione è importante secondo te? Ma è basilare, mi ha colpito infatti molto l'abnegazione di questa ragazza e l'affidamento totale alla provvidenza divina. Quindi è importantissimo credere e quindi diciamo attingere forza dalla fede per affrontare ogni giorno quello che la vita ci mette di fronte. E quindi che sia tutto un ringraziamento al Signore Dio che ci ha donato la vita. Grazie. Sì, penso anch'io che sia fondamentale. Qualsiasi cosa facciamo lo dobbiamo innanzitutto a Lui e naturalmente se non credessimo in Lui non riusciremmo neanche a capire la vita, cioè il vero dono che ci è stato fatto. Certo, quindi, grazie del contributo. La fede è un dono, quindi bisogna soltanto ringraziare Dio di averla e sperare che sempre più persone l'abbiano o la riacquistino, perché molto spesso si perde e allora quello è il momento ancora più difficile. La speranza è che si possa riacquistare la fede nel momento in cui si fosse eventualmente perduta. La speranza è la parola chiave. Quindi perché chi diciamo vive... che la fede è un valore aggiunto a tutto ciò che questa sera abbiamo detto, ma ecco, per me è importante anche sottolineare che ecco, la cura del malato, il volontariato è un'esperienza da aprire a chiunque. Proprio la settimana scorsa nella puntata Pregare Dio per i vivi e per i morti abbiamo messo al centro l'amore come esperienza fondamentale per le varie diversità religiose, ma io direi un'esperienza centrale anche per chi per esempio non crede, no? Perché sono tanti anche i volontari che per esempio si accostano all'esperienza del Giardino delle Rose Blu che in questo momento della loro vita magari non hanno ancora incontrato il Signore o lo hanno rifiutato. Ecco, l'amore però, il prenderci cura degli altri è ciò che rende vivo tutto questo. Sull'esempio ecco, di figure bellissime come quella di Daniela Zanetta, una figura a cui siamo particolarmente legati perché nel 2003 il Giardino delle Rose Blu ha raccolto le firme per iniziare il suo processo di beatificazione, proprio grazie ai doni spirituali che sono arrivati in tanti giovani che hanno letto I Segreti del Cuore, il libro che Francesca poco fa ha presentato. Ed è molto bello perché è notizia proprio di questi giorni il fatto che la Congregazione dei Santi abbia appena riconosciuto quelle che sono le virtù eroiche. È un passaggio fondamentale prima di quella che sarà la beatificazione di questa figura così bella e così importante che per noi volontari del Giardino delle Rose Blu, ma per tanti giovani legati per esempio al movimento di Chiara Lubich, al movimento dei focolai, è fondamentale perché Daniela faceva parte appunto di questa esperienza spirituale. Tutto ciò ci aiuta ad entrare nell'ultima rubrica della nostra trasmissione che si chiama L'Infinito Dentro. Infatti, cari ospiti e cari telespettatori, come sapete, in ogni puntata abbiamo il dono di una riflessione sull'opera di misericordia da parte di un vescovo che ci aiuterà ad entrare meglio in questa opera
di misericordia, curare i malati, e mandando in onda l'infinito dentro, io saluto ognuno di voi, vi ringrazio per aver partecipato, vi auguro buon servizio nelle vostre realtà di volontariato, saluto Francesca e Social Space, chiedendo sempre ad ogni persona di interagire il più possibile con noi. Rivedrete questa puntata lunedì sera alle 21:40 sulla diretta Facebook della pagina di Per Te Online, e lì può essere bello veramente interagire, condividere l'esperienza, affinché ecco, si formi una grande famiglia legata dalla nostra trasmissione In Viaggio Verso l'Altro. Ovviamente il mio ringraziamento a tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione della trasmissione, a Lazio TV, ad Andrea Sellari e a tutti coloro che con il loro contributo ci permettono di realizzare In Viaggio Verso l'Altro. Ecco, accogliamo l'infinito dentro e buonanotte a tutti.